Bentrovati gentili telespettatori a un nuovo appuntamento con Casa Italia 2, il talk show nel quale ci occupiamo degli avvenimenti della provincia salernitana e non solo, e ce ne occupiamo con gli ospiti che di volta in volta vengono a trovarci nei nostri studi di Sant'Arsenio. Oggi è venuto a trovarci il giornalista e storico Geppino D'Amico, che ringrazio per essere qui. Grazie Geppino. Grazie a voi per l'invito, ovviamente. E allora avrete già capito che il tema di questa puntata di Casa Italia 2, inevitabilmente Geppino, sono le elezioni che ci sono stati e sono state domenica scorsa. Allora Geppino, cominciamo dall'inizio. Il dato forse interessante è quello dell'affluenza che c'è stata anche in provincia di Salerno. Forse in un primo momento è sembrato un po' a tutti noi che l'affluenza fosse maggiore, a causa anche forse del sistema elettorale e del nuovo bollino che c'è stato, e quindi faceva perdere un po' di tempo nei seggi. Però in realtà c'è stato un calo dell'affluenza anche in provincia di Salerno, ci siamo attestati al 71,6% rispetto al 72,40% delle precedenti. Ma io credo che andrà sempre peggio, perché continua purtroppo la disaffezione che praticamente rischia peraltro di portare il paese all'ingovernabilità. Stiamo vedendo, sono già in due schieramenti a chiedere l'incarico al presidente Mattarella, lo stanno tirando un poco per la giacca, ma perché questo? Per una serie di motivazioni di cui, se vuoi, possiamo anche parlare. E certo, perché è stata fatta una legge elettorale che garantisce l'ingovernabilità. Alle comunali ovviamente la percentuale sale, perché? Perché ci sono 20, 30, 40, 50 candidati che girano per le case alla ricerca per richiedere il voto. Non è così, che noi vediamo anche nei paesi dei candidati stavolta, quasi sempre la percentuale non ha superato il 70%, mentre nei comuni si arriva a volte anche all'80%. Questo fa sì che cosa? Che chi dice giustamente ho vinto le elezioni, con il 30% rappresenta il 30% del 70% degli italiani, c'è un 30% che non vuole essere rappresentato. Ecco, questo forse a causa anche di una legge elettorale che non è piaciuta agli elettori, è anche un po' contorta, se vogliamo, perché un caso eclatante, Geppino, che sicuramente ti avrà fatto sorridere, ne abbiamo parlato a Casa Italia 2, è quello emblematico della signora il cui marito di notte è andato nel seggio cercando di farla tornare a casa. Ovviamente poi diciamo la cosa è un po' degenerata. Aveva altre esigenze, che ti posso dire? Questo per dire che gli scrutini sono stati lunghi e complessi. Sono stati lunghi, ma tra l'altro vedi questa vicenda del numero sulla scheda che poi si controllava alla fine. Io non sono tanto convinto che non consenta di verificare chi ha votato, l'elettore per chi ha votato, specialmente in un paese piccolo. Basta andare, il sindaco, se vuole sapere Antonio Sica come ha votato, va a controllare i numeri e può vederlo, insomma. Ovviamente questo non avviene nelle grandi città, ma potrebbe avvenire, spero di non sbagliarmi, nei piccoli centri. Speriamo che non accada. Allora Geppino, analizziamo un attimo alcuni titoli del voto che c'è stato, perché anche nel Vallo di Diano, come a livello nazionale, c'è stato questo tsunami del voto al Movimento 5 Stelle. Allora, io credo che il successo del Movimento 5 Stelle lo si poteva attendere. A mio giudizio la vera sorpresa, anche nel Vallo di Diano, il 7% che è andato a noi con Salvini, cioè praticamente alla Lega Nord, perché dimostra come il Sud ragioni in modo diverso rispetto alle altre zone. Non dimentichiamo che tutte le rivoluzioni nei secoli sono partite dal Sud e in particolar modo dalla Sicilia. Ricorderai che nel 94 Forza Italia fece cappotto, prese 64 seggi praticamente, e la stessa cosa è capitata per esempio in Campania, dove l'emblema l'hanno fatto i 5 Stelle di Maio. Il problema è un altro ora, questo pone il problema della governabilità, perché è vero che il Movimento 5 Stelle ha vinto le elezioni, in modo... Però è pur vero che non ha la maggioranza assoluta per poter governare da solo. E allora che cosa succede? Questo ce lo potrà dire solo Mattarella, nel momento in cui dovrà pure dare, dopo le consultazioni di rito, inizia il solito rito delle consultazioni al Quirinale, e quindi sarà
chiamato a dare l'incarico a qualcuno per formare il nuovo, nuovo governo. Del resto, il centrodestra, lo ha detto anche Berlusconi ieri con una dichiarazione, dice la nostra coalizione ha vinto le elezioni perché la percentuale del centrodestra globalmente, i quattro gruppi che hanno sostenuto diciamo, il centrodestra, come percentuale hanno una percentuale maggiore rispetto ai grillini. E allora andiamo a leggere qualche dato che probabilmente è significativo del voto nel Vallo-Didiano e ovviamente ci riferiamo alla Camera perché sì. Alla Camera votavano anche, sì, anche i giovani, quindi può essere significativo. Da 18 a 25 anni c'era un bel numero di giovani. E ci sono alcuni comuni nei quali probabilmente... Cominciamo col dire che in allora, almeno 13 comuni su 19, prendiamo in esame, mi piace prendere in esame sempre i comuni dell'ex USL 57. Almeno 13 sindaci sono iscritti al PD, due ufficialmente sono di centrodestra e mi riferisco a Montesano e ad Auletta e gli altri tre liste civiche, non so quale sia la loro collocazione e chiedo scusa perché ignoro questa, diciamo, questa notizia. Ecco, se noi consideriamo solo a Sant'Arsenio, il Partito Democratico comunque è stato il primo partito, sia pure di poco, sui 5 Stelle. In tutti gli altri comuni o ha vinto il centrodestra o ha vinto il Movimento 5 Stelle. Che cosa significa questo? Sono voti in libera uscita? Ecco, questa è la domanda. Perché poi, quando si va a votare per il comune, come per inganno, come per miracolo, la situazione cambia. Per esempio, ci sono stati sindaci che hanno partecipato alle manifestazioni un poco di tutti i partiti. Come fai a capire perché hanno fatto votare? Insomma, ecco. Il voto è segreto, ma qui la domanda si fa interessante. Secondo te i sindaci hanno voluto indirizzare il voto? Cioè si sono impegnati realmente? Perché allora ricordiamo un antefatto che è molto importante. I sindaci del Vallo-Didiano, del PD, hanno firmato la petizione per chiedere che si candidasse Alfieri alla Camera. Petizione che poi è stata accolta, tant'è vero che il candidato del PD alla Camera è stato Alfieri. No, io vado al giorno prima. Ricordo le interviste del segretario di zona, il carissimo amico Mimmo Quartolano, il quale diceva, ha sempre detto nei mesi precedenti, fin da quando è venuto De Luca a Polla per la manifestazione in ospedale, diceva sempre il candidato del Vallo-Didiano è Tommaso Pellegrino. Sì. Poi c'è stata questa, diciamo, questa riunione sottoscrizione, a Salerno, sì. Riunione a Salerno, e lo petizione. Stesso Pellegrino, Tommaso Pellegrino, ha firmato per Alfieri. Certo, Alfieri non se la può prendere tanto, manco con i sindaci del Vallo-Didiano, perché lui ha dichiarato con onestà intellettuale che è stato, diciamo, tradito, tra virgolette, gli sono venuti a mancare i voti della sua zona. Non ha avuto quel successone che ha avuto, per esempio, quando si è candidato alla provincia oppure quando si è candidato al sindaco di Agropoli, dove è stato eletto con percentuali bulgare. Io credo che i sindaci, non so se e quanto si sono impegnati, però vedi, l'elettore a un certo punto, quando il sindaco va a chiedere il voto, normalmente può fare anche questo ragionamento: quando ci sei tu devo votare per te, ora mi viene a dire per chi devo votare e quando voterò per chi dico io? Ecco perché dico, non so se sono voti in libera uscita o sono, che del resto vedi, non è la prima volta che il PD prende sonore e batoste alle elezioni politiche. È sempre successo, normalmente nelle elezioni politiche il primo partito da 20 anni a questa parte quasi sempre è stata Forza Italia, pur non avendo sindaci nel Vallo-Didiano. Ecco, certo, a proposito di Forza Italia, stavolta l'occasione l'ha persa Valentino Di Brizzi, perché visto che è stata eletta Marzia Ferraioli, che peraltro non era della zona, però credo che a questo punto, dopo le dichiarazioni della stessa Ferraioli, che ha detto ringrazio l'amica Mara Caffà, l'amica Mara, perché mi ha voluto candidata, credo che adesso è notorio, è evidente chi è stato a far fuori di Valentino Di Brizzi dalla candidatura, insomma, ecco, quindi questa è la situazione. E poi c'erano altri candidati del Vallo-Didiano, ma militavano in partiti che francamente, per quanto riguarda almeno l'uninominale secca, non erano in grado di esprimere un vincitore, insomma. E allora continueremo questo ragionamento tra qualche minuto, perché adesso ci fermiamo per una breve pausa.
Bentornati in studio a Casa Italia 2, continuiamo ad analizzare il voto delle elezioni di domenica 4 marzo in compagnia del giornalista Geppino D'Amico. Entriamo un po' nei dettagli per vedere come si è votato alla Camera a Sala Consilina. A Sala Consilina c'è stata l'affermazione della coalizione di centrodestra a livello di coalizione, però ovviamente il partito più votato è stato il Movimento 5 Stelle, che ha raggiunto il 32,22%. All'interno della coalizione di centrodestra, che nel complesso ha raggiunto quasi il 33%, Forza Italia ha preso il 23%, quasi il 24%, la Lega il 5%, poco più del 5%, Fratelli d'Italia il 2,9% e Noi con l'Italia il 2,13%. E il centro-sinistra con il Partito Democratico si è attestato all'11,74%, mentre Liberi e Uguali, che contava il candidato alla Camera, il vice sindaco Luigi Giordano, con 2.242 voti, ha raggiunto il 32,22%, quindi all'incirca 1.400 voti per Luigi Giordano, che tra l'altro ha avuto proprio nelle ultime ore il plauso da parte di Federico Conte, che ha riconosciuto che i voti di Giordano sono stati determinanti per la sua elezione. Allora, il discorso ci riporta a quello che dicevamo prima. Io non so quanti sindaci si sono impegnati, quanti consiglieri comunali del PD si sono impegnati. C'è da dire una cosa però, che rispetto a 20 anni fa è tutto cambiato, nulla è più come prima. Oggi come oggi la campagna elettorale si fa attraverso i social, si fa attraverso le televisioni, per cui non ci sono più i comizi che consentivano, praticamente provocavano l'impegno dei consiglieri, perché almeno i comizi ci dovevano andare e quindi dovevano portare gente, e quindi diciamo c'era una maggiore collaborazione tra i consiglieri comunali e i candidati. Non è più così. E allora in questo caso conta molto, consentimi questa espressione che è cara a noi giornalisti, conta molto alla meglio anche chi buca il video. Faccio un esempio a livello nazionale. Vedere Grasso, che è un personaggio di notevole spessore, è stato procuratore nazionale antimafia, cioè, però a mio giudizio per esempio è uno che non buca il video. Di Maio invece bucava il video perché aveva capito il sistema. Frasi breve, guardare nella telecamera, sorrisi accattivanti, eleganza, non più con i jeans come era fino a 5 anni fa, fino a 5 mesi fa. E quindi che cosa significa questo? Significa che è cambiato tutto, caro Antonio. E questo è molto importante per quanto riguarda non solo la richiesta del consenso, ma anche l'ottenimento del consenso da parte degli elettori. Ripeto, ma per quanto riguarda il Vallo di Diano, io ho ascoltato un po' le dichiarazioni anche del responsabile di zona, Mimmo Cartolano, il quale, tra parentesi, seguendo, a differenza di quanto ha anticipato Renzi e di quanto ha fatto la segretaria regionale Tartaglioni, che quella sì si è dimessa davvero, è ancora al suo posto. Cioè, voglio dire, anche questo è importante per far capire quello che è il DNA di un partito. Renzi che va in TV e va a dire: mi dimetterò dopo che sarà stato formato il governo. No, tutti devono andare un minuto dopo. In un paese europeo qualsiasi, che non sia l'Italia, lo sconfitto rende, diciamo, fa gli auguri a chi ha vinto e si fa da parte, avanti un altro. Dice, è sembrato insomma, no, che lui abbia dato delle dimissioni a orologeria, ma... ma l'orologeria, però il problema è un altro, nessuno gli crede. Perché? Perché non dimentichiamo che lo stesso Renzi, e credo che anche questo lo abbia pagato, lo stesso Renzi dopo il referendum per la riforma della Costituzione disse che in caso di sconfitta al referendum se ne sarebbe andato. Non solo non se n'è andato, ma con la sua riforma voleva la chiusura del Senato, si è candidato al Senato. Cioè, allora, ecco, il popolo queste cose, secondo me, le valuta. E sempre restando nel Vallo di Diano, emblematico, forse prendiamo due comuni campione, Padula e Sassano. Io ho capito perché tu prendi Padula e Sassano, perché Padula è il paese del consigliere provinciale, certo, anche con delega ai trasporti, Paolo Imparato. E Sassano c'è il presidente del parco. Sono parco molto nazionale. Rappresentativi e molto significativi. Molto rappresentativi, certamente, ecco, però qui è il discorso che ho fatto nella prima parte. Quando vai a chiedere il voto, l'elettore ti dice: quando ci sei tu è una cosa, quando non ci sei tu... Ma la domanda che ti faccio, secondo te l'hanno chiesto il voto?
Questa è la parte perché allora potrebbero essersi verificate due cose: o i cittadini non hanno ascoltato le richieste dei sindaci del PD del Ma Vallo vedi, Diviano, o i sindaci PD non si sono impegnati io più di sono tanto. convinto di una cosa, e torniamo a quello che abbiamo detto nella prima parte. Non credo che le firme che siano state messe sotto il documento di sostegno ad Alfieri siano state firme spontanee. Io ho l'impressione che siano state firme spintanee e credo di Capito. aver risposto con questa Perfetto, domanda. perfettamente. Senti, un testa a testa alla Camera nel collegio di Battipaglia Agropoli che è durato tutta la notte tra il candidato del Movimento 5 Stelle Franco Castiello, che è anche diciamo il più anziano come età tra gli eletti del Un vero Movimento 5 senatore, un vero Stelle, e poi senatore. Costabile Spinelli invece per Forza Italia, si è concluso proprio con pochissimi, Beh, la circa 600 voti, 1.600 voti insomma. di differenza. Non sono Ecco. molti, ma manco sono pochi, insomma, perché se tu pensi che a Sala Consilina si vinsero le elezioni comunali per un voto di scarto, quindi voglio dire, anche è chiaro che qui era diverso, non poteva verificarsi. Beh, intanto la candidatura dell'avvocato Castiello, che vanta una lunga esperienza, diciamo, come tecnico, è stata una sorpresa per certi aspetti, perché nessuno, almeno credo che nessuno se l'aspettasse. Diverso il discorso per Spinelli, che è un sindaco e quindi era anche una candidatura che aveva una sua logica. Però probabilmente è stata la novità, ma il vento forte che ha spinto i 5 Stelle. Però ecco, credo che per vincere in questa zona Castiello ci abbia messo del suo. Ecco, Forza Italia ha tenuto come anche il centrodestra in provincia di Ma le Salerno, politiche Forza Italia tiene. eleggendo anche la Ferraioli, che Sì, era la candidata. candidata alla Camera, ma Forza Italia, lo dicevo prima, alle elezioni politiche tiene nel Vallo di Diano, in modo particolare, e anche nel Cilento, il discorso è sempre quello. Quando ci sono i sindaci si gira per le case, si richiede il consenso, quando non ci sono i sindaci diventa tutta un'altra cosa. E sempre restando nel tema degli eletti e dei non eletti, Geppino, c'è un accessorio che torna molto di moda in questo periodo, il paracadute. Cioè, voglio dire, uno Ma strumento molto io utile. Poi, ovviamente, possiamo parlare anche dei figli d'arte e ne del parleremo per quanto riguarda il familismo. cosiddetto paracadute. Io trovo, e mi assumo la responsabilità morale di quello che dico, io trovo immorale questo sistema, perché questa è una competizione elettorale. Pigliamo il caso, per esempio, no, non a caso, il caso di Pittella. Pittella, persona degnissima, per carità, è un politico navigato, di lungo corso, eccetera, nella sua terra è stato bocciato. Da noi è diventato un fiore ed è sbocciato. Cioè, quindi voglio dire, che cosa significa? Significa che con questo sistema elettorale, a parte lo scandalo dei paesi della Valle del Sele che sono stati messi in un collegio dell'Avellinese, ed è questo un primo scandalo, ma significa anche che chi comanda, non, comanda è il popolo, cioè gli elettori devono sottostare a queste imposizioni. Perché, per esempio, tra i quattro candidati del listino, io come elettore non potevo scegliere, tu come elettore non Certo, potevi scegliere. È un certo. modo come dire, dateci il voto, poi ce la vediamo noi. E no, però è così. E allora concludiamo questa prima parte con una battuta. Geppino, qualcuno ha detto prima è stato eletto in Basilicata e ci ha tolto il tribunale, adesso che state eletti in Campania forse abbiamo possibilità di recuperare il tribunale a No, Sala non ci Consilina. pensa proprio, Ma era una perché battuta sì, lo so che era una battuta, ovviamente. però il problema è questo, è che il Vallo di Diano è una terra di piena ospitalità. Accogliamo Accogliamo tutti. tutti, abbiamo accolto Meluzzi in passato, quando abbiamo accolto, ma non l'abbiamo eletto tanti anni fa, Landolfi ai tempi del senatore 40, cioè voglio dire che cosa? Qui venivano candidati tutti coloro i quali avevano esigenza di essere eletti per qualsiasi motivazione. Del resto, lo stesso Piero De Luca è stato eletto a Caserta. Non a caso Federico Conte, altro figlio d'arte, dice l'unico deputato della sinistra in Eletto nel provincia di Salerno. Salerno sono io perché Piero De Luca. E qui ne vedremo delle belle. Dopo gli scontri tra genitori assisteremo agli scontri dei pargoli.
E allora noi ci fermiamo ancora per una breve pausa, ci rivediamo tra poco a Casa Italia 2. Bentornati a Casa Italia 2, il tema di questa puntata sono le elezioni che si sono tenute domenica 4 marzo, ne stiamo parlando con Geppino D'Amico. Geppino, stavamo affrontando il tema dei paracadute, al quale poi è collegato anche un altro tema, il tema dei figli d'arte e quello del familismo amorale. Come vedi tu quello che è successo in queste elezioni? Allora, parto da un esempio. Nei mesi scorsi tutti hanno dato addosso a Vincenzo De Luca perché si parlava, come poi è avvenuto, della candidatura del figlio. Il più accanito, uno dei più accaniti accusatori di Vincenzo De Luca era l'onorevole Edmondo Cirielli di Fratelli d'Italia. Ebbene, Edmondo Cirielli è stato eletto, a Napoli era candidata la sua compagna, dottoressa Carmela Rescigno, che in un primo momento era stata data eletta, circolavano già le fotografie dei due insieme sorridenti, poi pare che all'ultimo momento, ma non so se ci sarà un ripescaggio dell'ultimissimo momento. E qui varrebbe la pena di dire che senza peccato scagli la prima pietra. Perché? Perché l'elenco è lungo. Clemente Mastella ha fatto eleggere la moglie, la signora Alessandrina Lonardo, al Senato, già 7-8 anni fa l'aveva fatta eleggere alla Regione. Poi abbiamo i casi di Piero De Luca e Federico Conte, poi abbiamo Gianni Pittella che è figlio d'arte, è figlio di Domenico Pittella, senatore della Repubblica nella Prima Repubblica e presidente della Commissione Sanità del Senato. Poi abbiamo l'altro fratello, Marcello Pittella, si parla di un figlio di Gianni che sarebbe già pronto per spiccare il volo. Poi abbiamo Ciriaco De Mita con il nipote Giuseppe De Mita, poi abbiamo l'ex sindaco di Scafati Pasquale Liberti con la moglie Monica Paolino, consigliere regionale, e poi abbiamo una cosa di cui possiamo parlare nel Vallo di Diano, il caso di due parlamentari, uno del Partito Democratico, Francesco Boccia, e un'altra, la moglie di Forza Italia, Nunzia Di Girolamo. Perché ne possiamo parlare? Perché a sposarli è stato il nostro amico sindaco di Sassano, Tommaso Pellegrini. Allora ecco perché ti dicevo, chi è senza peccato scagli la prima pietra. Poi del resto, come si dice a Napoli, i figli sono pezze corte. Geppino, tu poi quando ci sono le elezioni sei sempre molto curioso, vai in giro a cercare anche le cose più simpatiche, tra le quali forse anche i nomi. Che cosa hai trovato nel tuo girovagare tra i quotidiani e il web? Te ne cito uno solo perché è il più bello. In provincia di Matera è stato eletto, tra i senatori dei 5 Stelle, è stato eletto un certo Gianluca Rospi. E pensavo ai rospi che hanno dovuto ingoiare tutti quelli del PD che sono, o non sono stati eletti per sbrigata o sono stati eletti con il paracadute. È un brutto rospo che hanno dovuto ingoiare. È sicuramente vero. È una cosa che mi incuriosisce, non ti ho chiesto ancora, tu sei un cittadino che ha votato a Polla, che cosa è successo a Polla in queste elezioni? Ecco, questo è il caso di dire mai fidarsi degli amici, perché tu sai che io non amo parlare del mio paese. Non ho seguito molto le vicende per altre motivazioni, però mi dicono che per esempio i consiglieri e gli assessori comunali ognuno ha votato in modo diverso. Per esempio Fortunato D'Arista, che fino all'altro ieri addirittura sembrava un candidabile per la lista 5 Stelle, a un certo punto è diventato responsabile della campagna elettorale di Forza Italia. Altri assessori pure lo stesso, perché là non si capisce la collocazione degli assessori qual è, perché il sindaco insiste a dire che è socialista, però non capiamo bene se è socialista di destra o socialista di sinistra. Tra l'altro mi dicono, e chiedo scusa se quello che sto per dire non è esatto, ma ripeto, non ho seguito, però ho letto e ho parlato con molti colleghi, è stato visto ad Auletta alla presentazione della candidatura di Alfieri, sarebbe stato visto a Salerno alla chiusura della campagna elettorale di Mara Carfagna. E questo mi riporta a una vignetta, più che una vignetta, a una foto apparsa tanti tanti anni fa sul libro di Luciano De Crescenzo. Un cittadino che guarda i giornali all'edicola, il mattino dice il centro-sinistra ha vinto, il Roma diceva il centro-sinistra ha perso, e il cittadino che si chiedeva ma il centro-sinistra che ha fatto?
Ecco, questo è. Vedremo alle prossime elezioni, perché vedi, le prossime elezioni che ci saranno a maggio, sia pure in pochissimi comuni, Atena mi pare, vedremo che cosa succede, perché anche ad Atena, pur essendoci un sindaco PD, pur essendoci l'amico Sergio Annunziata, presidente della conferenza dei sindaci, in quota ovviamente PD, vedremo che cosa succede se i 5 Stelle oppure noi con Salvini riusciranno a ripetere l'exploit che hanno ottenuto in questa occasione. La politica è dinamica e io aggiungerei niente è più dinamico della politica. Ultima domanda, tu ti aspetti una resa dei conti all'interno del PD nel Vallo di Diano? C'erano già dei rapporti tesi tra alcuni esponenti del PD prima delle elezioni. Ma non so se, come si dice in gergo, voleranno gli stracci. Nel senso che, non so se per esempio Mimmo Cartolano, che era già dimissionario qualche tempo fa, confermerà queste dimissioni oppure rimarrà al suo posto. Molto dipende un poco da quelli che saranno i nuovi posizionamenti, perché è evidente che adesso c'è una parte del PD a livello nazionale, quindi questo si riflette a livello locale, c'è una parte del PD che magari vorrebbe un accordo con i 5 Stelle a cominciare dalle elezioni del Presidente del Senato, e vedremo come andranno le cose. È un po' presto per dirlo, ma un fatto è certo, che il PD nel Vallo di Diano, purtroppo, ma lo dico nell'interesse della, diciamo, del territorio, perché io non ho tessere, un fatto è certo, il PD nel Vallo di Diano non è unito e purtroppo non riescono a capire che solo con l'unità si potrebbero ottenere risultati migliori. Ma questo ovviamente vale per il PD, ma vale un poco per tutti. Insomma. Però per il PD è più uguale rispetto agli altri, perché amministrano la maggior parte dei comuni del Vallo di Diano. E allora staremo sicuramente a vedere. Noi ovviamente ringraziamo Geppino D'Amico per essere stato con noi in questo commento al voto di domenica scorsa. Grazie Geppino. No, grazie a te per avermi fatto fare qualche altro nemico, insomma. E un saluto ai telespettatori. E a voi cari telespettatori un ringraziamento per averci seguito e appuntamento alla prossima puntata di Casa Italia 2.